quanto mi rode che ho perso la gara in retro? Mi hai dato del lentone. E anche perché ti ho sentito che tentennavi in partenza, detto vabbè basta, vado su e tranquillo. Invece poi il cronometro sarà mica l'Ecomode veramente che ti ho messo. Secondo me me l'hai fatto davvero. Allora, Ecomode o non Ecomode, a me non interessa veramente. Una prova di accelerazione sul dritto la facciamo, però sarebbe troppo facile chi arriva al primo birillo. No! Bisogna arrivare, scusa, all'ultimo birillo, bisogna arrivare al birillone quello lì, quello che sta dietro i piedoni, i cicciotti di Pascal. Però come vedi, ti ho messo giù una striscia di scotch di carta, che ha una grandissima tenuta come puoi immaginare, zero. Dovremo partire, parte cronometro, arrivare fino qua nel minor tempo possibile, ma attenzione, vincerà quello che si ferma più vicino a questa striscia di scotch, ok? Va bene. Ti pregherei di non fermarti proprio sopra, perché altrimenti me lo stacchi e dopo devo rimanere, non abbiamo abbastanza. Ah, vuoi vincere te allora? No, non abbiamo abbastanza per un'altra striscia, per cui devi sbagliare in qualche modo. Ok. È chiaro? È chiaro. Una prova l'hai vinta te, però da un po' io ho l'asso nella manica, dentro nel camper l'asso nella manica, dopo vedi che esci, ti fa un paio così. Inizio a preoccuparmi. Mi dirai che ho lasciato il cronometro? Cronometro, eccolo qua. Questo è quello truccato. Sti ragazzi, non ho scotch, per cui per favore, Pascal, non calpestare lo scotch. Ho messo proprio quello professionista da corsa. Mamma mia, questo è quello che usi in gara? Eh sì. Va bene. Io non mi fermerei proprio qui davanti, Pascal. Ci mettiamo un po' più lì, perché conoscendolo... Beh, abbiamo fatto anche la prova a pedoni, con esatto. 3-2-1, hai capito la regola qual è? Va bene, arrivo. Mettiamolo proprio bello in linea. Così. Partito male. Sì, certo. Sei andato via bene, 5-22, però secondo me, controlla qui, piglia la bindella qua, misuriamo. Metti il sassolino. C'è una piedata. Una piedata. Secondo me sei fatto. 5-22. Quant'è la penalizzazione? 2 secondi. Ah beh, allora. E allora. Prego. Su 4 secondi di accelerazione me ne vuoi dare 2? No. Questi ragazzi. Ricky, tieni uno scotch anche. Oh, oh. Adesso ti faccio vedere io, caro il mio ricchino Messa. Ce la farà? Com'è? Scusa, com'è? 10 ore. Scusa, com'è, Ricky? Vabbè, dai. Quanto ci abbiamo messo? 4:36. Più 2, 2:36. In realtà l'ho fatto perché adesso voglio la bella. Siamo 1-1. Ricky, scusa, dicevi? Aspetta, dov'è il piede qua? Dov'è? Com'è? Com'è? Ricky, dove vuoi mettere il piede? Come mettiamo il piede? Se Ricky? Non hai spostato la riga. Ricky, dove mettiamo il piede? Vabbè, uno pari. Adesso c'è la bella. Vado su a chiamare mio amico, ti spiace? Vai pure. Paura? Adesso vedrai. Adesso cosa mi aspetterà non lo so. Guarda, quel camper lì. Adesso basta ridere e scherzare. Per questa prova ho dovuto svelare la mia vera identità e questo è un casino, anche perché cos'è, Marvel? È Marvel. Però vabbè, rivedranno tutte le storie. Tieni tu la chiave del camper, che dovevano. Va bene. La prossima sfida ti puoi immaginare qual è? C'ho paura. Più veloce del vento io e la Twingo, vediamo chi vince. Sei pronto? Vuoi fare tu a piedi in macchina? A me così quasi. Sei straconvinto di vincere? No. Vedendo la magliettina no. O forse il pantaloncino che... Eh? È il pantaloncino che... L'ho messo apposta. Volevo suscitare un minimo di hilarità. Ah, ok. Ma Pascal come scappa? Sì. Sei pronto? Vuoi del vantaggio? No, me la rischio. Ricky, questa sfida passerà alla storia. Come fanno i 100 metristi? Pascal, sposa che arrivo a 180 all'ora, tu non hai capito quanto sono carico. Pascal, Pascal, il photo finish, ce l'abbiamo photo finish. Parto da in piedi o da seduto? No, se mi sdraio. Dovresti essere in ginocchio, poi alzi. Non mi alzo più. Va bene come vuoi. Guarda che ti frego davvero, non sto scherzando. Chi è che dà il via? Chi ci dà il via? Chi è che dà il via? Oh, chi dà il via? C'è la pistola. Questo Pascal, lo do io. Lo do io. Fai 3-2-1, fai le robe bene, non posso stare qui già che... Dai, aspetta! Aspetta!
Attention, 3, 2, 1. L'ho drato. Vuoi del ghiaccio sulle ginocchia perché... Però sei partito prima. Quasi. Sui 20 metri sono competitivo. Esatto. E da per la scale è schizzata. Andiamo a provarla? Andiamo a provarla. Sai che quasi perdi. Ma così o... Così. Però metti un po' di ghiaccio sulle ginocchia, sai che raffreddano i muscoli. Non, sì, non c'è più rispetto neanche per Superman, ragazzi. Veramente uno sterzo incredibile, eh? Sì. Si gira per 4 metri, 8 metri. Scusa, questa roba qui prima di muoverci dobbiamo farla vedere, perché mettiamo quello lì, il tombino in mezzo, non so, tanto non si vedrà, però lì c'è un tombino. No, cioè non è che ci giri intorno, vai a prenderlo tanto. Esatto, gira. Esatto. Incredibile. Diametro di sterzata quanto? 4 metri e 06. Veramente pazzesco. Posso dirti che comunque le prove sono finite con la tua vittoria, ma solo perché io nello scatto, cioè io, scusami, Super Bob. Lui si è girato indietro a guardare. Ho visto, ho notato. E... non voglio dire che ti ha deriso. Io però ne ho approfittato. Cioè, visto... io, quando si è girato, tu proprio hai dato gas, è entrato il turbo e sei volato via. E non l'ha presa bene Super Bob. No. È per quello che è andato via senza salutarmi. Sì, offesissimo, incavolato come una bestia. Senti, abbiamo scherzato tanto e ci siamo anche divertiti, penso. Racconta invece questa vettura, innanzitutto a chi si rivolge, perché a noi piace molto il fatto che Renault non perda mai di vista la voglia di stuzzicare, no? Sì. Sia chi ha l'animo sportivo, ma anche i giovani, che spesso sono lasciati così al nulla. Beh, Renault sai che ha un'anima sportiva, è stata la prima vettura a vincere una gara automobilistica negli anni 20, se non prima. E quindi ogni versione della vettura, delle vetture stradali che vediamo tutti i giorni, sicuramente loro preparano una versione sportiva. Ecco qui la Twingo, infatti, è una versione un po' più spinta, sicuramente rivolta ai giovani, ripeto, però che possono dare la macchina anche la mamma, perché comunque certo. Abbiamo appena visto il raggio di sterzata, è utilissimo, come puoi vedere lo sterzo è molto morbido e utile soprattutto in città. E ai ragazzi invece quando si vogliono divertire sicuramente questa è una macchina. Tra l'altro Nicky, un aspetto al quale troppo spesso ormai non si pensa più, il fatto delle dimensioni, perché tutto è andato esatto. Verso un aumento, no? Abbiamo fatto anche in studio Bob Gear dei paragoni divertenti, parlo magari della mitica del cinquino Fiat sì. Degli anni 60, e quella attuale, la Porsche 911 è diventata uno sport utility rispetto sì. Al 911, esatto. No, e stesso dicasi per tutte le vetture, no? Anche di casa Renault. Però in questa misura, cioè 3,70 m, abbiamo visto, si parcheggia veramente ovunque, è super maneggevole, è sprintosa, eppure di spazio ce n'è. Cioè... Esatto, è andata controtendenza questa vettura, perché rispetto alla versione precedente è più corta. Ah. Hanno migliorato lo spazio interno, infatti abbiamo 20 cm da sfruttare in più. Anche il bagagliaio che ha al fondo alto, perché il motore dietro posteriore che non scalda assolutamente perché ha doppio strato di gomma piuma che isola. Ah ok, questo non lo esatto. Sapevo. Dietro è molto esatto. Isolato. Uno dei problemi classici diciamo di chi ha un motore posteriore, qui è stato isolato termicamente. E quindi stavo dicendo, hanno ridotto le dimensioni esterne ma hanno aumentato le dimensioni interne, quindi hanno fatto un lavoro eccezionale. Come dicevo prima, arriviamo fino a 2,30 m di carico abbattendo questo sedile passeggero ed è di serie su tutte le versioni. Certo, e poi il discorso della trazione posteriore, anche questo alla fine è uno schema super classico, no? Esatto. Che nella sua innovazione è super tradizionale, perché alla fine avere tutto là dietro comporta meno organi meccanici, no? Che devono correre lungo l'asse della longitudinale della vettura. E poi dal punto di vista del piacere di guida, insomma, un posteriore, anche se guidare ormai trazioni anteriori moderne, è super divertente, però un posteriore è posteriore. Esatto, anche qua sfattiamo diciamo, la vecchia generazione di posteriori, quelli classici, dice ma parte il posteriore, quindi è poco sicura. Posso garantire che anche mia mamma, quando ha nevicato, l'ha guidata tranquillamente, non ci è successo niente, non si è intraversato. Cioè anche lì... Ha perso un braccio, però no, scherzo a parte. È veramente con la tecnologia. Se ce l'ha fatta la mamma. Se ce l'ha fatta la mamma. La mamma non sta seguendo la prova. No, me. E chissà se faceva la gara dei parcheggi. Tra l'altro, no, a parte, scherzi, con la neve
avere il peso di trazione posteriore può in qualche caso aiutare. Senti, parlami invece di caratteristiche dinamiche dal punto di vista della velocità, di prestazioni, come siamo messi? Che prestazioni velocistiche ma a casa? Su questa versione abbiamo un'accelerazione da 0 a 100 in 8 secondi. Velocità massima dichiarata 170 all'ora, quindi è veramente una macchina pepata per essere quello che è. E consumi, abbiamo un motore di ultima generazione, quindi anche qua la sorpresa è che consumiamo meno di un aspirato e quindi siamo intorno a un 13-14 km al litro in ciclo misto. Ecco, tu hai citato gli 8 secondi da 0 a 100, adesso qualcuno vuole dire 8 secondi. Io mi ricordo che solo qualche anno fa, sono passati 20 anni penso, sì, la Volvo T5, ti ricordi? Sì. Era data da 0 a 100 in 7 secondi e 2, no? Ed era il bombardone dei sogni di moltissimi, esatto, no? Ma poi anche in casa Renault sono sempre state le vetture veloci. Per cui da 0 a 100 in 8 secondi sembra un dato invece incredibile. Per una city car, esatto, no? Per un 900 turbo, e questa è la vera sorpresa. Quindi non abbiamo grandi cilindrate, rispetto alla vecchia versione siamo passati da un 1600 a un 900 turbo. Quindi è un nuovo motore che proiettato per il futuro, che già risponde alle nuove caratteristiche anti-inquinamento e con prestazioni veramente interessanti. Tra l'altro ricordiamo che riguardo a questo argomento annoso delle emissioni di CO2 per chilometro, Renault è una delle più virtuose, perché siete già praticamente in regola con praticamente tutta la gamma, con le normative da in vigore dal 2020. Esatto, anche qua stiamo rinnovando tutta la gamma motori per essere pronti a qualsiasi sfida. Tra poco, dopo l'estate, avremo degli altri motori di nuova generazione appunto per rispondere a queste esigenze. Ricordando che Renault è sempre attenta all'ecologia. Questa macchina ha il 10% di materiale di riciclato e verrà riciclata più dell'85%. Per cui insomma non si mette solo in strada qualcosa destinato a, purtroppo, inquinare è normale, perché qualcosa si dovrà buttare pure nell'aria, però è importante avere l'occhio sul futuro, dove tutte queste cose un giorno, finite il loro lavoro, finiranno. Ti chiedo anche qualcosa sui prezzi, caro Ricky, dammi un'idea di che cifra bisogna investire. Questo è l'allestimento Lovely, mi dicevi, Lovely che GT? Altri? Che beh, altri? Allora partiamo dalla serie normale, diciamo non quella più sprintosa, partiamo dagli 8.500 euro di una versione di entrata Twing Zen, dove già è presente autoradio, climatizzatore, Bluetooth, via voce, USB, quindi già una versione completa. Arrivando fino alla versione sportiva, che è quella che stiamo guidando, anche qui abbiamo poi le versioni manuali e automatiche. C'è l'automatico sulla Twingo? Sì, doppia frizione, 6 marce, quindi anche qua un meccanico. Anche sul GT o no? Anche sul GT, quindi la scelta è dedicata ai clienti. Io andrei sul manuale comunque, cioè manuale, questa manuale sì, mi piace. Questa sì, molto, te la godi, diciamo così. E quindi saliamo, diciamo, fino ai 14-15 della versione che abbiamo adesso in prova. Ricky, molto bella la strumentazione, mi piace questo elemento circolare all'interno, poi con il computerino di bordo, molto bella, e mi piace anche questa palpebra, non so come definirla, questa modanatura in colore contrastante. Anche qua rientriamo, come nelle scorse puntate, nella personalizzazione, quindi la GT avrà questo colore, mentre sulla Lovely, dove è già presente il navigatore touchscreen 7 pollici, connessione multimediale e con Android Auto e retrocamera già di serie, puoi personalizzarla, quindi la puoi avere bianca, azzurra, rossa, nera, come vuoi te. Ok, il monitor, l'impianto è sempre l'R-Link, giusto? Esatto, il sistema di Renault, multimediale, con connessione internet, gratuita per 3 anni e anche aggiornamento delle mappe TomTom per 3 anni. Qui viene effettuato tutto tramite GPS, no? GPS, senza schedine o cose del genere. Climatizzatore, insomma c'è veramente tutto quello che serve. Ricky, ma se gli amici che ci stanno guardando volessero venire a provarla? Tutti i giorni nelle nostre sedi di Monza e Vimercate vi aspettiamo, e ripeto, il nostro consiglio è sempre provare la vettura, perché vi rendete conto di cosa proponiamo. Tanto prova è gratis, non è che mi esatto, a me fa pagare, perché io adesso scendo e devo pagare la prova, anche perché per voi gratuito e anche caffè offerto. Anche il caffè? Sì. A me non lo offri mai. Di pagare? Te, Silvia, Deborah, non me lo offrite mai, neanche mia. Un euro. Un euro? Alla macchinetta? Sì, alla mia macchinetta. Ma che modo di trattarmi, ma guarda che modo di trattarmi. Ciao Ricky. Ciao.